Ben ritrovati, buongiorno. È una mattinata decisamente, come dire, epica. Si parla di storia, si parla di memoria, si parla di imprese e si parla anche di eroismo. Quindi questo incontro è un continuo, di quanto sentito prima dal collega e amico Ugo Gerini. Continueremo a parlare anche in un certo modo della decima massima, l'abbiamo fatto, come dicevamo prima, con un certo respiro, obiettività, critica e storica, sottolineandoli i meriti, l'onore, appunto, un retaggio estremamente storico, ma che però guarda anche il futuro però, in chiave di prospettive e missioni. E lo faremo in compagnia di Fabio Ruberti, un applauso, è stato anche, sì, ricordavo bene, Tridente d'Oro nel 2021, qui, no? In veste di pioniere immersioni tecniche, un amico di Mare Nord-Est, il contrammiraglio, incursore, Francesco Chionna. Il tema al centro di questo incontro è il progetto di tutela del relitto del sommergibile Shiré. Abbiamo sentito prima alcune caratteristiche, agganci storici, ora però guardiamo avanti. Prego, Ruberti, prego. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Mare Nord-Est di questa opportunità. Ci siamo già visti l'anno scorso, in cui ho illustrato tutto quello che è stato fatto. Adesso farò un breve riassunto per poi lasciare la parola all'ammiraglio Chionna che illustrerà gli ultimi passaggi di questo progetto per cercare di tutelare il relitto di questo importante relitto. Questo avete visto prima lo Shiré Kyocera, questa è una ricostruzione in 3D. Oltre alla missione di Alessandria aveva già fatto una precedente missione a Gibilterra in cui aveva fondato altre 4 navi. È medaglia d'oro al valor militare, l'unico sommergibile che è stato insignito di questa onorificenza. Questo è l'ultimo comandante perché dopo la missione d'Alessandria che vi ha illustrato precedentemente l'altro oratore, che è del dicembre del 42, nell'agosto del 40, no, di dicembre del 41, nell'agosto del 42 doveva fare una missione contro il porto di Haifa. Questo era il comandante di allora che aveva sostituito il comandante Borghese, si chiamava Bruno Zerich. Questa era l'ultima missione, più o meno secondo il protocollo anche della precedente, dalla base di Lero doveva poi portarsi ad Haifa, nell'allora Palestina britannica, che era il porto principale perché era il terminale del rodotto da Mosul al Mediterraneo, su cui si riforniva tutta la flotta britannica. Questo è il percorso, diciamo storicamente, l'ultima comunicazione delle 4 del 10 agosto del 42, dopodiché sparisce, e viene poi affondato. Le ragioni storiche dell'affondamento, le dinamiche non erano ben conosciute perché ovviamente non c'erano stati testimoni da parte nostra. Ecco, questo è un altro personaggio importante di questa storia, che è il professor Galili, che è stato, diciamo, il primo a entrare dentro il sommergibile e a trovare i resti di tutti i marinai e gli incursori che erano presenti. E avrà, insomma, un'importanza fondamentale poi nel proseguo di tutta la storia di questo relitto. Infatti, quello che fa questo archeologo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi, diciamo, resti tutto sommato abbastanza accessibili, perché il sommergibile si trovava a una profondità di soli 32 metri, ecco, perciò di conseguenza con lo sviluppo della subacquea era facilmente violabile. La sua azione porta al settembre dell'84 a una missione della Marina Italiana con la nave Anteo per il recupero dei resti, quantomeno di quelli visibili. Quello che ho fatto io in questa storia è che preparando delle spedizioni su questo relitto, che insomma, per vari motivi era di mio interesse, e avendo saputo che un politico israeliano aveva fatto un'intervista al Corriere della Sera affermando che il sommergibile era atteso,
ho fatto delle ricerche negli archivi inglesi e ho trovato praticamente documenti che attestavano che la missione, l'ultima missione dello Scire era conosciuta in quanto gli inglesi, i britannici avevano intercettato le comunicazioni tra Roma e Rodi e l'ammiragliato di Rodi dell'Egeo. Questo, diciamo, è il primo documento che ho trovato, nella quale si dice chiaramente, come potete vedere nella traduzione, che l'intenzione e il suo avvicinamento era stato elaboratamente seguito dallo Special Intelligence ed è stato distrutto in accordo al piano previsto, perciò la missione era conosciuta. Poi, in base a quei documenti di cui si vede l'alfanumerico, ho fatto le ricerche e ho trovato circa 50 documenti che attestano tutta questa storia. Ho svolto diverse spedizioni, attraverso queste qui vi faccio vedere velocemente alcune immagini: l'obiettivo della spedizione è verifica della conservazione del relitto, misurazione del relitto, perché abbiamo sviluppato una ricostruzione 3D del relitto, documentazione video e fotografica, la cerimonia per ogni spedizione, abbiamo fatto una cerimonia per i caduti. Qui ci sono alcune immagini, giusto perché avete già visto l'anno scorso, ecco, per questo motivo vado abbastanza veloce per poi lasciare la parola all'ammiraglio Chionna. Abbiamo fatto questo lavoro di ricostruzione 3D e qui il lavoro finale, perciò vedete, insomma, come si presenta il sommergibile in realtà nel 17, perché poi i relitti col tempo hanno sempre delle mutazioni, sia non solo per colpa della mano umana, ma proprio per naturale decadimento. Ecco, questa è la parte di sinistra da Prora. Questo qui, quelli che vedete, ci sono delle bombe di profondità, ma non sono della guerra, ma sono di esercitazione della marina israeliana. Ecco, queste sono altre immagini. Qui vedete un orientamento, vedete che è posizionato verso occidente perché stava tentando di trovare profondità per cercare di sfuggire alla caccia. Diciamo, tutto queste spedizioni che ho fatto ho avuto come responsabile del Ministero dei beni culturali, chiamiamolo così, israeliano, proprio il professor Galini, ed è stato un incontro importante perché poi ha visto come lavoravamo e mi ha offerto di fare una tesi di dottorato con loro che ho terminato nell'ottobre del 20. Ho deciso poi di fare questo lavoro, insomma, che è stato abbastanza impegnativo perché, insomma, l'ho fatto in età già abbastanza anziano, e poi l'ho dovuto svolgere tutto in inglese, principalmente proprio perché, avendo capito profondamente l'importanza storica di questo relitto, volevo diciamo creare uno strumento da poter utilizzare un po' come grimaldello per dare una protezione, più che protezione, una tutela istituzionale a questo importante reperto storico, per tutti quanti noi, sia della Marina ma anche di tutta l'Italia, ma anche e soprattutto per i subacquei, in quanto trasportava i primi, chiamiamoli così, tra virgolette, subacquei. Attenzione che in questa missione non trasportava gli SLC, ma era una missione di uomini gamma, cioè di nuotatori che portavano delle cariche esplosive per fare, diciamo, minare le navi britanniche. La prima missione con questi uomini gamma era avvenuta, se non sbaglio, il luglio precedente contro di Gibilterra, partendo da Villa Carmela, e questa sarebbe stata la seconda operazione di questo tipo. Perciò erano a bordo proprio i progenitori delle attuali subacquee. Ecco, questa è la tesi che poi quest'anno ho fatto la prima versione in italiano, perciò adesso è disponibile in italiano. E nella mia, diciamo, idea c'era quello di portare avanti questa tutela. Scrissi e mandai una copia al capo di Stato Maggiore, che allora era l'ammiraglio Capo Dragone. Ci fu un certo interesse, diciamo, che si è svolto per un annetto, però senza produrre risultati tangibili. In questo un po', diciamo, come posso dire,
non contentezza, diciamo, di queste cose che non progredivano, mi confrontai con l'amico Francesco Chionna, comandante del Consovin, e diciamo, manifestando un po' la mia amarezza, ha deciso, insomma, di collaborare con me, e grazie al suo interessamento, insomma, sono stati ottenuti diversi risultati. Perciò passo la parola alla Mireia Chionna. Grazie, dottor Roberti, grazie. Grazie. Ammiraglio Chionna, ci volevano i consumi per muovere anche qua, no? In un certo modo, per dare un impulso. servono a tutto. Purtroppo anche a fare campagna elettorale ultimamente. Vero. Allora, buongiorno a tutti. Intanto sono il contrammiraglio Chionna, già comandante di Consubin, soprattutto sono un incursore della Marina Militare. E saluto un po' di amici col Basco Verde, questa di Mare Nord-Est, l'occasione sempre per incontrare tanta gente che si conosce, che si perde di vista, ma che è tutti legati dal filo comune dell'essere subacquei, appartenenti e amanti del mare. Ringrazio Roberto Bolelli per l'invito. E niente, come ha già anticipato il dottor Ruberti, in questa storia, quella del sacrario da tutelare, mi ha coinvolto lui, ma ovviamente per uno che appartiene al reparto dal quale vengo, parlare dello Shire, parlare della cosa, della unità navale, militare più sacra che abbiamo, era molto 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 semplice. E abbiamo lo Shire è un sommergibile leggendario, e lo è in tutte le sue fasi della vita. Lo è stato quando era operativo, è stato già ricordato anche con la conferenza precedente l'impresa di Alessandria, ma l'impresa di Alessandria è solo il vertice di una serie di operazioni che ha condotto lo Shire, nove missioni di guerra, 8 unità navali affondate. Non esiste nessun sommergibile di nessuna marina al mondo ad avere questi stessi risultati. Non per nulla, come ha già evidenziato il dottor Ruberti, è l'unico sommergibile italiano, sia della Regia Marina che della Marina attuale, essere titolato di medaglia d'oro. Anche nella storia del relitto, anche la storia del relitto è importante, è affascinante, è stata raccontata in questa sede l'anno scorso dal dottor Ruberti, con tutte le scoperte archeologiche legate alla scoperta di alcuni reperti che hanno consentito al dottor Ruberti e al professor Galili, che avete visto, di ricostruire precisamente le modalità dell'affondamento, che fino a qualche anno fa erano misteriose, solo immaginate. Vogliamo adesso dare una storia anche al futuro. È stato detto, rubo le parole usate prima, vogliamo dare con questo progetto una storia al futuro del relitto dello Shire. Il relitto dello Shire è sott'acqua da 82 anni. Ovviamente, essendo un pezzo di ferro, va incontro a un degrado naturale. Questo non vuol dire che deve essere abbandonato a se stesso. Questo non vuol dire che i 16 marinai che ancora sono all'interno del relitto debbano essere dimenticati e abbandonati a loro stessi. Queste sono le vere motivazioni di fondo che hanno mosso, sono sicuro, il dottor Ruberti, ma che muovono me in questa avventura. Vediamo un attimino che cosa è successo sul relitto da parte della Marina Militare, quello che ha fatto Yantidi con le sue spedizioni. L'abbiamo sentito l'anno scorso, la Marina Militare ha dato importanza, appena è stata scoperta la posizione del relitto, al relitto stesso. Già nel 63 ci fu una prima spedizione di alcuni incursori e subacquei di Consubin a vedere quali fossero le condizioni del relitto.
sempre nel 63 era stata incaricata una ditta di procedere al recupero, si cercava di recuperare il relitto per intero, la ditta era stata autorizzata a smantellarne parte. Questi che vedete sono i famosi cilindri che dovevano portare i maiali degli assaltatori, che non erano presenti in quella circostanza, i maiali. Però di fatto questo è l'unico risultato che ha raggiunto la Perrotta, perché non riuscì nella sua impresa di recuperare il relitto. Successivamente, proprio per la presenza di tutto l'equipaggio a bordo, nell'84 ci fu una spedizione della Marina Militare, la prima Colanteo, per il recupero dei resti di quei marinai e assaltatori, ce n'era 10 a bordo di assaltatori, che i cui resti erano visibili. Il sommergibile era stato, grazie al professor Galili, si era scoperta una via d'ingresso, era possibile, vi farò vedere una foto più avanti, era possibile accedere addirittura ai resti umani, e questo ovviamente non era non poteva essere consentito. La Marina nell'84 fece questa importante spedizione con l'Anteo per recuperare le salme di 42 di questi marinai. In totale, tra marinai e assaltatori, a bordo c'erano 60 uomini di equipaggio. Un'ulteriore spedizione fu fatta nel 2002 da parte della Marina Militare per mettere rimedio, intanto verificare quali fossero stati i danni portati dalla Marina Militare americana in un maldestrissimo tentativo di recupero. Vedete, queste catene sono state messe dalla US Navy per cercare di recuperare, senza nessuna autorizzazione, senza avvisare nessuno, di recuperare lo Shire. I motivi sono rimasti misteriosi. Io all'epoca ero allo Stato Maggiore, è stata una delle poche volte che ho visto lo Stato Maggiore prendere veramente posizione contro la US Navy, fare una nota di protesta accesissima, che portò alle scuse della Marina Militare, della Marina Americana. Di fatto queste catene non sono riuscite neanche loro a tirare a galla il relitto, hanno fatto solo dei grossissimi danni alla struttura, hanno aumentato l'opera già abbastanza efficace del tempo, delle condizioni ambientali e anche dell'uomo, vedremo. L'ultima spedizione, mi preso di averla organizzata io come comandante di Consmi nel 2015, con l'Anteo partecipai io stesso alla spedizione, immergendomi su quello che per me, ripeto, era il Sacro Graal. Lo dico veramente senza nessuna enfasi, perché è così. Ricordo perfettamente ogni singolo istante pre, durante e post immersione, appoggiare una mano sul relitto, sulle lamiere dello Shire dalla scossa elettrica. Nel 2015 quindi andammo a vedere lo stato del relitto, chiudemmo qualche altro accesso, e per ora sembrerebbe che il nostro intervento abbia dato frutti, se non fosse che l'anno scorso, e vedrete le immagini, abbiamo avuto delle brutte riporti da parte di amici che abbiamo lì ad Haifa, il dottor Ruberti ed io, che ci hanno mostrato come si sia aperta qualche ulteriore via di accesso al relitto. Vediamo la genesi del progetto di tutela. Ovviamente l'ha detto Fabio, è un'idea che è nata nella sua testa durante le spedizioni della IANTD. Nel 2021 lui ha avuto i primi contatti con la Marina, che ha risposto in maniera un po' fredda, è inutile nasconderci dietro un dito, non che non fosse di interesse, ma probabilmente, dico io, non è stata colta la importanza e soprattutto lo spessore della IANTD e del dottor Ruberti, perché in molti si sono negli anni affacciati a dire che potevano fare cose eccezionali, di fatto poi abbiamo sempre visto risultati scarsi. Con Fabio Ruberti
abbiamo provato inizialmente, abbiamo pensato un pochettino cosa potevamo fare, abbiamo provato a costituire un comitato di persone ed enti e associazioni di buona volontà. Abbiamo realizzato molto velocemente, io sono schietto, che chi fa da sé fa per tre, e soprattutto che molto spesso gli interessi di parte non sono quelli che sono orientati allo scopo. A noi interessava tutelare il relitto, non farci pubblicità, non fare nient'altro. È nato quindi il quello che io chiamo sodalizio Ruberti Chionna. Vorrei aggiungere qua, anzi dovrebbe essere aggiunto qua, il professor Galili, perché senza di lui probabilmente non saremmo andati da nessuna parte. Qual è il primo passo che abbiamo fatto? È stato quello di porci degli obiettivi, ovviamente. Qua sono nell'ordine più o meno col quale questi obiettivi sono stati raggiunti. In realtà il primo di tutti era quello di preservare questo relitto, fare in modo a trovare una soluzione perché su questo relitto si potesse accedere senza con un regolamento, con una subacquea virtuosa, non con delle non in maniera barbarica. Poi piano piano abbiamo cominciato a renderci conto che si poteva arrivare a quel risultato attraverso passi successivi. Quindi uno di questi era portare all'attenzione della Marina l'esistenza del professor Galili, chiedendo alla Marina di riconoscerne i meriti, perché nell'ambito di oltre 30 anni il professor Galili si è autoproclamato ed è di fatto stato il custode, il nume tutelare del relitto dello Scirè. Creazione di un sito subacqueo protetto, ovviamente, l'elezione a sacrario nazionale, che non è una volontà così di raggiungere chissà quale scopo, è una necessità, e anche questo vi spiegherò molto rapidamente il perché è necessario che venga riconosciuto come sacrario. Rimpatriare i reperti del relitto, che sono nell'arco di una serie di vari anni, il relitto è stato oggetto di varie spedizioni archeologiche, anche israeliane, oltre a quelle degli Antidi, e quindi riportarli in Italia. E questo è un mio pallino assolutamente fondamentale: collocare ad AIFA da qualche parte, ovviamente non lo posso decidere io, ma dovremo in qualche modo coinvolgere le autorità israeliane, un monumento alla memoria. Nelle precedenti conferenze ho sentito dire a rinfrescare la memoria. Noi vogliamo, siamo abbastanza presuntuosi, esaltare la memoria di questi marinai, di questo sommergibile, della storia che porta questo sommergibile. Non ci accontentiamo di rinfrescarla. Andiamo avanti. Rapidissimamente, perché questo interessa molto poco, la cosa più facile, visto che sono amico dell'attuale capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Capodragone, all'epoca capo di Stato Maggiore della Marina, gli ho rotto le scatole in un pomeriggio di agosto, sono andato in ufficio da lui, gli ho spiegato il progetto, gli è piaciuto, ha dato l'approvazione e soprattutto ha dato un ordine verso il basso al suo il RAG e il reparto affari generali. A quel punto lì non potevano ignorarci. Infatti abbiamo avuto dei contatti con il reparto affari generali. Nel frattempo, nel mese di settembre, è cambiato il capo di Stato Maggiore, che ha preso l'incarico l'attuale capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Credendino. Anche lui è un mio amico, anzi addirittura mio allievo in Accademia, ero suo inquadratore. È stato facile convincere anche lui, anche perché avendo il capo di Stato Maggiore della Difesa che mi diceva va bene, era facile convincere tutti. E il sostegno del capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Capodragone, è stato fondamentale sia verso il ministro che sia verso il suo omologo israeliano. Il primo passo, il primo segnale che qualcosa si stava muovendo
Fabio ed io l'abbiamo avuto con questa lettera. La lettera che dal gabinetto del ministro della difesa andava verso il ministro degli affari esteri, quindi il ministro degli esteri, e per conoscenza un certo numero di altri enti, tra i quali Onor Caduti. Questo, io ci tengo a far vedere questa data perché non è pedanteria, il 17 ottobre del 22 al governo c'era l'attuale opposizione. Questo vuol dire, grazie al cielo, è una bellissima notizia per noi, perché questa lettera è stata mandata quando ministro della difesa c'era Guerini, che attualmente appartiene all'opposizione. Questo ci ha dato un segnale che questa sensibilità è bipartisan. In questa lettera, in questo, sì, questo documento, si parla espressamente di sacrario militare e si parla espressamente, viene comunicato a Onor Caduti. Questo, per chi sa interpretare i documenti militari, è assolutamente un eccellente sprone. Da questo, infatti, vi prego di notare le date, perché più o meno era passato un anno e mezzo da che avevamo cominciato a lavorare Fabio ed io, ma poi la questione ha preso un'accelerazione improvvisa, perché da ottobre, già a metà novembre, una nota verbale dell'ambasciata italiana verso le autorità israeliane parlava di necessità di un'adeguata protezione e di preservare il relitto dello Shiret. E questo ha messo in moto le autorità israeliane, che a dire il vero non hanno bisogno di tanta spinta, perché sono molto sensibili, ovviamente conosciamo e purtroppo lo vediamo anche alla TV tutti i giorni da qualche mese, sono molto sensibili agli onori e alla memoria dei caduti e di chi ha dato la vita per la propria nazione. In questa lettera si parla anche di memorial. A mio avviso non è corretto, perché il memorial, quindi il sacrario, non lo si può chiedere agli israeliani, è roba nostra, siamo noi che dobbiamo occuparci di eleggere sacrario questo relitto. Nel frattempo Fabio ed io non siamo stati con le mani in mano, grazie anche alla rivista dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, abbiamo tenuto alta l'attenzione. Un primo articolo, questi sono dell'inizio del 22, un primo articolo sul relitto del sommergibile Shiret. Come vedete il titolo era sempre lo stesso, un sacrario da tutelare. E un secondo articolo ci è sembrato opportuno farlo sul professor Galili, perché per i meriti di cui vi abbiamo parlato. Tutte e due gli articoli hanno avuto una buona risonanza, poi ci siamo dati da fare perché fossero divulgati il più possibile, e questo ha portato a marzo dell'anno scorso ulteriori sviluppi. Qui siamo ad Haifa, il terzetto di cui vi parlavo, quello di destra è il professor Galili, alla tenera età di quanti anni ha, Udi? 75 anni, lui si immerge, vorrei dire, quotidianamente, e tra le sue, per lavoro, lui, ripeto, è un archeologo e un ricercatore subacqueo, e comunque lo Shiret ce l'ha a pochi chilometri da casa, quindi quando non sa cosa fare si immerge sullo Shiret. In questa occasione, visto che qua parliamo, 24 marzo 23, visto che qua parliamo alla presenza anche della bandiera dell'associazione Arditi Incursori, in questa occasione il sottoscritto ha portato sullo Shiret la bandiera dell'associazione della Naim. Soddisfazione, ovviamente, ulteriore emozione del immergersi sul relitto, ma ancora siamo in una fase costruttiva. Di fatto si comincia a vedere qualche risultato pochi giorni dopo, quando a bordo di nave Alpino, che era in porto ad Haifa, è una delle nuove fregate della Marina Militare dell'Alpino, l'ammiraglio Rossi, attuale comandante di Consubin, ha consegnato, nel corso di una bellissima cerimonia svolta in porto ad Haifa, ripeto, su nave Alpino, ha consegnato al professor Galili
la aiuta, come torno indietro, così. Ecco. La medaglia d'argento al merito di Marina. Il primo risultato tangibile è stato raggiunto. Ora abbiamo il professor Galili assolutamente riconosciuto come uno dei benemeriti della Marina Militare e questo ci ha aperto molte porte. Andando avanti, abbiamo voluto tenere alta l'attenzione anche in Israele, quindi con interviste a TV locali e addirittura Fabio è stato intervistato dalla RAI, gli inviati a Tel Aviv della RAI, tutto sul ovviamente sul Shireh, sul relitto dello Shireh. Entrambi i servizi sono andati sulle maggiori reti israeliane. Vorrei dire che gli israeliani conoscono tutti la storia dello Shireh, però se non altro è servito anche a tenere alta l'attenzione. Poi purtroppo gli israeliani, lo dico veramente con grande dolore nel cuore, hanno dovuto occuparsi di altro e ovviamente non possiamo pretendere che lo Shireh sia la prima cosa, il primo pensiero della mattina, però gli israeliani si sono dati da fare. Successivo risultato è stato un intervento da parte della Israel Mapping Authority che, come vedete, questa è una fotografia del piano nautico di Haifa, indicato dalla freccia è 29,5 la profondità, anche se è leggermente maggiore, 29,5 la profondità delle infrastrutture, giusto? Il fondale lì è intorno ai 31-32 metri. Fatto sta che è indicato come relitto lo Shireh, come vedete c'è una zona, un'ampia zona di ancoraggio delle superpetroliere, delle petroliere, insomma di tutte le navi che portano merci e soprattutto petrolio, anzi lo recuperano dal terminale di Haifa. È stato fatto un intervento per allontanare la zona d'ancoraggio dal punto del relitto, che è già riportato sulle carte, sia elettroniche che cartacee. Una cosa bisogna dirla agli israeliani, che non stanno a perdere tempo a cincischiare troppo, i risultati li ottengono in pochissimo tempo, nelle cose in cui credono. Ulteriore risultato, sempre grazie alle autorità israeliane e anche al lavoro del professor Galili. L'ebraico non tutti lo conoscono, quindi vi dico a destra la traduzione. Di fatto le autorità israeliane hanno riconosciuto il sommergibile come sito storico di importanza nazionale. E questa è la prima volta, come vedete scritto sotto la parte che ho evidenziato, che un sito subacqueo è dichiarato di interesse storico. Ulteriore ovviamente risultato di grande importanza, per oltre che di soddisfazione per noi, che ci apre molti prospettive nel andare avanti con questo progetto. L'ultimo, in ordine di tempo non certo di ordine di importanza, ai primi mesi di quest'anno veniamo contattati Fabio ed io dalla onorevole Chiesa, l'onorevole Paola Chiesa, la quale ci dice: io ho in mente di proporre una legge per riconoscere lo Shireh quale sacrario militare, se mi date una mano mi fate una cortesia. Ovviamente non ci è sembrato vero, per cui ci siamo trovati il 24 marzo, quindi pochi mesi fa, in Camera dei Deputati a fare una conferenza stampa insieme all'onorevole Chiesa su questa proposta di legge. Attualmente la proposta di legge è al vaglio della Commissione Difesa, suppongo che le elezioni abbiano rallentato l'iter della sua approvazione, ma quello che ci ha confortati è
la sicurezza con la quale l'onorevole ha detto che secondo lei verrà votata all'unanimità. Ovviamente questo è un passaggio importantissimo, fondamentale per il nostro progetto. Io devo dire la verità, non mi potevo immaginare quando 3 anni fa abbiamo cominciato questa avventura di finire in sala stampa a Montecitorio a chiacchierare con i giornalisti e raccontargli tutto quello che sto raccontando a voi adesso sullo Shire. Vediamo quali sono le azioni successive, mi avvio a concludere, così se andiamo a pranzo tutti quanti, fa anche molto caldo, mi scuso se mi sto dilungando, ma se si parla di Shire, per me, ripeto ancora, si parla del Sacro Graal. Allora, intanto quello che manca è una rivendicazione ufficiale da parte dello Stato italiano della proprietà del relitto. Ci sono degli illustri precedenti, a parte le convenzioni che regolano le leggi del mare e il diritto del mare, ma c'è un precedente anche in Italia da parte di un sommergibile inglese, il sommergibile P311 Tutankhamon, che affondato durante la guerra portando i chariots, quindi l'equivalente dei nostri maiali, l'equivalente scarso, vero? Dei nostri maiali, in attacco a la Maddalena, è affondato. Se ne sono perse le tracce, è affondato in quanto? Una novantina di metri. Se ne sono perse le tracce, qualche anno fa è stato scoperto da un subacqueo, Massimo Bondone, un subacqueo, un profondista. Immediatamente la Marina, la Royal Navy, ha detto fermi tutti, quella è mia. Subito, non solo, ma appellandosi alle varie leggi del mare, ha chiesto che l'area del relitto fosse interdetta a immersioni, eccetera. Quindi questo è necessario farlo. Abbiamo cercato di spiegarlo anche all'onorevole Chiesa, lei speriamo che abbia capito, comunque sarà nostro compito, Fabio e mio, continuare a ripeterglielo, non tanto per gli israeliani, perché obiettivamente gli israeliani ce l'hanno sempre riconosciuta, non fosse altro per le spedizioni che abbiamo fatto con l'Anteo. Il relitto è a 4 miglia da Haifa, quindi assolutamente all'interno delle acque territoriali. Andare con una nave, dare fondo e cominciare a fare 3 giorni di immersione lì, è chiaro che, senza che gli israeliani dicano ah, è chiaro che ci riconoscono questo diritto, però è necessario farlo ufficialmente. Questo è il primo passo. Dovremo vedere quali sono le azioni a porre in essere per la tutela fisica del relitto, e la più banale è mettere una boa dove i vari barche di diving possano ormeggiarsi, perché l'abitudine è tirare degli ancorotti, dei rampini e agganciarsi al relitto e quindi devastarlo. Dovremmo sollecitare la controparte al riscontro della nota verbale, quella che vi ho fatto vedere prima, che di fatto c'è stata, se no non avrebbero fatto l'intervento sulle carte nautiche, eccetera, eccetera. Però per poter avviare dei colloqui bilaterali è necessario che Israele dica ho ricevuto, parliamoci. Dovremo vedere quelle che sono modalità esecutive. Quel MAE TBD vuol dire che sicuramente è a carico del Ministero degli Affari Esteri, ma TBD significa to be determined, bisogna che qualcuno poi faccia da consigliere specialista per il Ministero degli Affari Esteri a dire cosa dovrà essere fatto. Immagino che si proporrà Fabio. Stesura della bozza di un regolamento per la fruizione del relitto, perché quello che non vogliamo è impedire che i subacquei ci vadano sopra, anzi ci devono andare, come ho detto prima, con una subacquea virtuosa, assolutamente virtuosa, e una consulenza per l'ambasciata, che è poi il nostro terminale ultimo in tutta questa catena. Dobbiamo riportare la questione sacraria onor caduti, perché nella lettera che avete visto prima del Ministro della Difesa, del gabinetto del Ministro della Difesa, era per conoscenza, quindi per ora onor caduti sta alla finestra a guardare, ma di fatto sarà colui che dovrà essere l'ente preposto per legge a occuparsi dei sacrari, e dovremo individuare le modalità opportune per il rimpatrio dei reperti. A questo proposito, vediamo un attimino, prima vi ho detto, questo
sono le modalità con le quali ci si ancora normalmente sul relitto. Il risultato è che la piastra di copertura del vano caricamento dei siluri è divelta, quindi c'è una via che è la stessa dalla quale era entrato la prima volta nel 82, scusate, il professor Galili, è di nuovo aperta. Ok? Ma non è solo questione, e questo l'ho riscontrato io stesso nel marzo del 23, non è solo una questione di tutela fisica, questa è la situazione come è apparsa ai primi che sono entrati all'interno del relitto, come vedete, resti umani sparpagliati dappertutto, questi sono stati tutti recuperati nella spedizione dell'84, tuttavia alcuni nostri amici che abbiamo ad Haifa, questa fotografia purtroppo è dell'anno scorso. La parte esterna dello scafo è corrosa e, come vedete, purtroppo qualche altro resto emerge dei 16 marinai che ancora sono all'interno. È una questione morale. Non possiamo lasciare marinai caduti per l'Italia lì. Non possiamo lasciarli perlomeno alla portata di chiunque, compresa gli agenti atmosferici. Non possiamo. Il rientro dei reperti in Italia è un argomento abbastanza delicato, perché si rischia addirittura, con le varie leggi, comprese quelle e soprattutto quelle italiane, di essere accusati di ricettazione. Esistono, quindi bisognerà affrontare questa cosa con molta tranquillità. Esistono tuttavia dei precedenti. Nel 1995 questa piastrina di un marinaio dello Chiré Peresson che era stata trovata durante una campagna di scavi di Galili, è stata consegnata a bordo del Mimbelli, che poi ha provveduto a rimandarla ai parenti, anche se non fu trovato nessuno ancora in vita. Più recentemente, nel 2008, il professor Galili ha consegnato a Fabio due reperti per noi incursori, che sono, anche questi sono reliquie, un aro e un pinnotto degli assaltatori. Ovviamente Fabio e Galili li hanno immediatamente girati alla Marina, in particolare a Consum, in quella cerimonia, scusate, è rimasto il 2008, ma la cerimonia è avvenuta nel 2009, con una cerimonia a Consumi. Il caso ha voluto che all'epoca l'ammiraglio Cavo Dragone, che vedete qui a destra, nell'angolo a destra in alto, fosse comandante di Consumi. Ecco perché anche questa particolare sensibilità verso questo argomento. Quindi ci sono dei precedenti sui quali cercheremo di far leva. Andando avanti, sono veramente in chiusura. Questo ci tengo, io lo dicevo all'inizio, a mostrarlo a tutti quanti, perché è uno dei motivi per il quale ho ricevuto un ulteriore impulso a impegnarmi in questo progetto. Questo documento Fabio lo conosceva, io no. Lui me l'ha mostrato qualche tempo fa. È un testamento di uno dei marinai dello Chiré, Romolo Lodati, sergente marconista di bordo, il quale, come tutti i sommergibilisti, e vorrei dire anche gli incursori, prima di partire per una missione scrivevano il proprio testamento, lo consegnavano al comandante in seconda, lo metteva in cassaforte a terra, se il sommergibile non tornava veniva aperto e si leggeva cosa c'era scritto. Romolo Lodati scrive questo: ho lasciato questa lettera e qualche piccolo dono per alcuni suoi parenti. Dice: non sarà più con noi il corsaro, virgolettato. Il corsaro è Junio Valerio Borghese. Come vi ha detto Fabio, era sbarcato, aveva ceduto il comando a Zelig un paio di mesi prima. E questo non può che significare una sola cosa. Puntini. Si parte ugualmente. Si deve partire per tener fede al nostro giuramento. Anche se noi si restasse laggiù, questo non sarebbe, almeno per me, così tragico come per altri che hanno affetti più stretti. Si spera solo, se ciò dovesse accadere, che non si venga lasciati in fondo al mare, ma che ci si ricordi di questa povera ciurma.
Romolo Lodati, questo è un cimelio, è quello che ha lasciato in eredità, era riportato sul testamento, è il motivo per il quale io mi batterò fino in fondo affinché, oltre alla tutela del relitto, ad Haifa sorga un monumento dove non si ricordi il marinaio Lodati e l'equipaggio dello Shire, nome per nome, ma si esalti l'equipaggio dello Shire, Romolo Lodati e tutti gli altri che erano a bordo al momento dell'affondamento. Ho finito, grazie a tutti quanti. Grazie, grazie contrammiraglio Chionna, grazie dottor Uberti. Grazie veramente. Dopo aver letto le parole che lei ha rievocato con una certa commozione, coinvolgo tutti quanti, io penso che Mare Nordest sarà una vetrina in peritura per questa missione. No? Ecco, questo sicuramente. Ancora un applauso per dottor Uberti e contro Chionna. Grazie veramente. Grazie veramente. L'omaggio da parte di Mare Nordest. Beh, non ci sono tante cose da dire, tranne il fatto che è bene e giusto che siano con noi anche i ragazzi qua presenti dell'ANAM, quindi gli chiedo loro di venire su direttamente per fare una fotografia tutti quanti assieme. E comunque, come hai detto tu Francesco, la vetrina qui per questo, non occorre neanche parlare, sarà sempre aperta finché ci saremo noi. Grazie ancora, grazie ancora. Le foto di rito, vi lascio le foto.